Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire finalmente, con colpevole ritardo insieme a voi, Civilization 6. Grazie, come vi avevo anticipato ieri sul video di XCOM, ai ragazzi di Crono.gg. Perché? Perché Civilization in queste ore è in sconto su Crono.gg al 65%. Di conseguenza potete portarvi a casa un pacchetto complessivo di tutti i DLC rilasciati fino adesso a un prezzo molto molto conveniente. Per cui fateci un salto qualora il gioco vi interessi, perché appunto offerte così su questa saga sono piuttosto rare. E finalmente, appunto, grazie a loro, io stesso sto per colmare una delle mie più grosse lacune, ovvero quella di Civilization. Perché sì, lo confesso, io non ho mai giocato Civilization. Erano veramente anni che volevo portare questa saga sul canale, non c'era mai stato modo. E adesso finalmente possiamo rimediare. Allora, io, premessa, ho fatto il tutorial che è durato un'oretta abbondante, quindi credo di aver compreso più o meno le basi del prodotto, però ovviamente adesso lo scopriamo un po' insieme e sono pronto ad accogliere qualsiasi suggerimento di sorta, perché mi sarà senz'altro utilissimo. Allora, giocatore singolo, vediamo che cosa ci attende. Io l'ho trovato meraviglioso. Nella prima scintilla di vita negli oceani, ai grandi animali dell'età della pietra, ai primi passi dell'uomo in posizione eretta, hai compiuto un lungo cammino. Ora comincia la tua avventura più grande. Dalla culla della civiltà dovrai arrivare alle stelle. Eroico Federico, re della Germania, il tuo compito è forgiare in un impero gli stati indipendenti che ti circondano. Sei un grande condottiero militare. Usa questa abilità per porre queste città sotto il tuo controllo e trasformarle in grandi centri di sviluppo industriale e commerciale. Certamente, allora i bardi canteranno del potente Federico dalla Barba Rossa, sacro romano imperatore. Non la vedo proprio facilissima, però ci proviamo. Allora, inizia la partita. Il tutorial l'ho fatto con Cleopatra, per cui era un po' diverso. Però, diciamo che l'approccio, seppur un po' più aggressivo, dovrebbe darci buone possibilità. Allora, che cosa abbiamo noi adesso? Abbiamo dei coloni che servono per fondare una città, per chi non lo sapesse, dei guerrieri che potranno difendere la nostra nuova città. Allora, io, se ho compreso qualcosa di questo gioco, devo spostare i guerrieri qua e fare la città qui, in modo che si possa sfruttare tutto l'ambiente circostante. Ok, magari la mano se lo mettevo anche qua. Acquisgrana. Dunque, scegliamo una prima produzione, che potrebbe essere uno scout, per dare un'occhiata un po' a tutto ciò che ci circonda. Ok, e la prima cosa è fatta. La ricerca. Allora, il gioco si basa molto sulla ricerca tecnologica e non solo, e di conseguenza, essendo noi partenti da un'epoca abbastanza arretrata, potremmo iniziare cercando estrazione mineraria, così da poter fare grande uso del giacimento poco vicino a noi. E mi pare un buon inizio. Poi qui faremo delle piantagioni e il turno successivo. Diciamo che è un gioco molto impegnativo da un punto di vista di pianificazione. Ogni mossa va studiata, ogni mossa va valutata, e non si può affrettare nulla di nulla di nulla. Quindi, allora, i nostri guerrieri rimarranno esattamente dove sono. Li mettiamo, anzi, a presidio proprio della nostra prima città. E qui li lasceremo ad eternum, proprio per non avere problemi di sorta. Stiamo aspettando qua. Ovviamente le ricerche e le produzioni hanno un tempo in termini di turni. La nostra attuale ne richiede altri 3. Altri 2. Le stazioni minerarie altri 4 per il momento. E la nostra prima forma di governo subentrerà fra 10. Diciamo che il gioco, per chi non lo sapesse, sono quei pochi che non conoscono la serie di Civilization, ha una forte componente sullo sviluppo tecnologico, sociale e politico. Di conseguenza bisogna curare ogni minimo aspetto, senza contare quello diplomatico, che si basa sui rapporti con le altre potenze che fanno parte della partita. In questo caso non so con chi avremo a che fare, ma immagino non sarà
particolarmente facile. Le unità di ricognizione, come gli scout, hanno l'abilità unica di guadagnare esperienza semplicemente esplorando e scoprendo nuove parti del mondo. Ok, e questo lo sappiamo. Allora, lo scout è fondamentale perché è colui che ci dà la possibilità di scoprire eventualmente dei vicini o delle risorse utili a costruire un'altra città. Per cui io per il momento, non sapendo di che morte moriremo, lo manderei qua. Ci metterà 3 turni, con molta calma, qui c'è il bestiame. Fatto lo scout, io andrei di produzione con un costruttore, così da poter sfruttare un po' l'ambiente circostante. Perché? Perché sfruttando le risorse intorno a noi potremo ampliare i nostri confini, potremo ampliare le nostre strutture e far sì che con più persone all'interno ci sia maggiore opportunità di crescere come civiltà. Quindi un costruttore ci metterà 10 turni, ma noi possiamo serenamente attendere, anche perché lo scout avrà da fare. La città è cresciuta, tant'è che il costruttore è passato da 10 turni a completamento a 7. Maggiore sono le risorse in termini sociali e più velocemente andranno le cose, da quello che ho capito. Poi correggetemi se sbaglio a dire qualcosa, perché appunto io ho iniziato da 2 giorni a giocare a Civilization e mi sto... Allora, qui c'è una struttura di barbari che è meglio evitare, quindi torniamo a casa con lo scout perché vorrei evitare drammi. Dunque, vediamo intanto come si... Dovrebbero essere barbari. Quando ti ritrovi bloccato in un buco, smetti di scavare. Giustamente. Allora, abbiamo fatto estrazione mineraria. Una nuova ricerca potrebbe essere lavorazione del bronzo, affinché i nostri nemici possano temerci ulteriormente, anche se ci consigliamo ceramica, ma io voglio andare su una cosa un po' più... Dunque, uccidendo 3 barbari credo che si velocizzerebbe il processo. Scopriamolo. Intanto leviamo lo scout di mezzo perché vorrei evitare che ci muoia. Promulgare nuove politiche di governo può portare grandi benefici. Il nostro popolo attende il tuo decreto. Allora, il mio primo decreto prevede che... Il più nobile degli animali, separato dalla legge e dalla giustizia, è il peggiore delle bestie. Quanta ragione nelle parole di Aristotele. Allora, cambia politiche. Dunque, noi abbiamo una politica basata sul dominio. Eredità di governo. I bonus eredità rimangono anche quando si cambia governo. Il simbolo della politica presa indica il bonus di governo che si accumulerà nel tempo. Ok, quindi siamo una società basata sul dominio. E di conseguenza abbiamo 2 politiche militari attive, che possono essere riempite con altrettante carte. In questo caso più 5 alla forza di combattimento quando si affrontano i barbari, ed esperienza raddoppiata per l'unità di ricognizione, quindi anche il nostro scout. Le politiche economiche invece un solo slot in questo caso, e possiamo scegliere fra più 1 alla fede e all'oro nella capitale, o alla produzione in tutte le città. Io andrei di produzione. Conferma le politiche. E questo è la nostra prima forma di governo, ok? Dunque, i progressi civici potremmo concentrarci o su artigianato o su commercio internazionale. Io andrei su commercio internazionale, visto che ci prepariamo ad avere una serie di città che comunicheranno fra loro. Potrebbe essere utile. Dunque, unità attende. Dunque, il nostro scout ancora non ha livellato, ovviamente lo portiamo di qua. Siamo che si sbrighino i costruttori perché c'è discreto bisogno. Ora, qua c'è un villaggio. Andiamoci. Gli abitanti del villaggio ti svelano un segreto tecnologico. La conoscenza della tecnologia a tiro con l'arco ha fatto un grande passo avanti. Bene. Infatti questo è importantissimo, incontrare altri villaggi e approcciarsi a questi villaggi con pace e tranquillità affinché possano essere di ispirazione o addirittura possano aggiungersi alla nostra colonia, diciamo, per accrescerne i ranghi. Allora, abbiamo creato i costruttori, per cui io andrei prima di tutto qua a fare una bella fattoria, e che non si può fare ancora. Monumento, no, farei un frombolier, no, anzi un guerriero. Costo di produzione 40, noi stiamo messi serenamente, ok.
Dunque, io vorrei costruire una fattoria. Ok, raccogliere una risorsa ti ha fatto capire l'importanza dell'irrigazione dei campi. Ah, ecco, quindi abbiamo avuto un impulso nella conoscenza della tecnologia irrigazione. Dunque, i costruttori, cosa che forse alcuni di voi non sanno, hanno un numero limitato di utilizzi. Si possono fare fino a 3 costruzioni e una volta fatte scompaiono come d'incanto, lasciandoci solamente con con il frutto delle loro opere. Detto ciò, io andrò, beh, qua lo sappiamo che ci sono i barbari, quindi ancora non conviene, andiamo su. Qua, vabbè, non abbiamo ancora il talento necessario, turno successivo. Allora, i nostri costruttori potrebbero a questo punto andare a fare un'altra fattoria, quasi quasi. Altri barbari, bene. Vabbè, dobbiamo necessariamente andare a fare un po' di cose poi, eh. E bene. Villaggio tribale. Ah, però scusate, una tribù amichevole, dice. Dice. Non mi pare tanto amichevole. Non sembrava. Allora, costruiamo la fattoria. E 2. E adesso faremo una miniera, così da chiudere il discorso. Dunque, il costruttore farà la miniera qui, dove immagino si sia abbastanza tranquilli. Dunque, no, non posso rapportarmi con loro per il momento. Quindi me ne vado. Arrivederci. Come non detto. Allora, le cose procedono, ma aia, con complessità. Con un po'. Allora, facciamo una cava intanto. Ah, vabbè, questo è uno scout nemico, per cui può anche rimanere dov'è. Facciamo questa cava. Il territorio intorno alla nostra prima città si sviluppa magnificamente. Ora possiamo dedicarci a migliorare le nostre tecniche di produzione. Meno male. Oh, addirittura. Abbiamo anche avuto un impulso alla tecnologia muratura, che ha fatto un passo avanti. E il nostro costruttore è scomparso, come poi vi dicevo. Qua non succede nulla. Dunque, appena avremo modo di gestirci un po' meglio, tipo tra un turno. Gilgamesh Kiengi U Sharuru Kanaku Latadar Anaku Ibrija Tibaku. C'ha la faccia da infame. È un onore incontrarti. Bene. La gloria di Sumer è davanti ai tuoi occhi. Se vuoi ammirarla, l'antica tradizione delle arti e delle scienze grandiose. Zikurat colossali. Va bene. Sperimentiamo l'ospitalità. Abbiamo compreso la scrittura dopo aver conosciuto un'altra civiltà. L'importanza della scrittura. Allora, facciamo nulla. Oh, allora, altro gruppo di guerrieri. E li mettiamo a sud. Li iniziamo a spostare un po' a sud. Poi la produzione, io farei a questo punto un altro costruttore o un fromboliere. Dubbio. Dubbio, dubbio, dubbio. Ma non facciamoci altro guerriero, va. Che può essere utile. Dunque spostiamo questi qua a difesa, che mi sa che tra un po' verremo accerchiati. Vorrei evitare. E infatti dunque spostiamo questo a sud e ci fermiamo un attimo. Vigiliamo qua. Dunque, ogni nazione vive di scambi. Bene. Allora, abbiamo il primo commercio internazionale sbloccato. Dunque, a questo punto abbiamo sbloccato delle nuove carte, che sono 100% produzione per la costruzione di unità navali. No, per adesso non ci interessa. No, ma adesso va bene così come stiamo. Non voglio fare nulla. Mi va bene così. No, non posso. Devo cambiare per forza qualcosa. Ecco,
Facciamo così. Così è più contento. Sì. Dunque, allora, il progresso a questo punto, primo impero, 18 turni. Che tanto. Allora, il nostro... eccolo. Un nuovo villaggio da cui imparare qualcosa di nuovo. Dunque, il guerriero io lo lascerei... Lo lascerei qua. Confido che per ora si possa star tranquilli. Tanto quello va in giro. Oh, ci siamo allargati, figlio del miglioramento generale della nostra prima cittadina. Allora, gli abitanti del villaggio desiderano un segreto. La conoscenza della tecnologia Vila ha fatto un enorme passo avanti. Beh, allora, intanto miglioriamo lo scout. Movimenti più rapidi in boschi e foresta pluviale. Così che sia un po' più veloce nel fare quello che... Allora, Uruk sono quelli di prima. Andiamo di qua, va. Allora, è stato fatto un altro guerriero. Di conseguenza facciamo un costruttore. Dunque, adesso che noi siamo messi così, io andrei giù a colonizzare questo gruppetto qua. Tanto secondo me con due unità dovremmo farcela, essendo la parte iniziale del gioco. Non dovrebbe esserci poi sto dramma, in linea teorica. È un gioco molto calmo, rilassato, niente di veloce, di estremamente... però per chi ama il genere è una meraviglia, cioè io sono... Ho sempre apprezzato questo tipo di prodotti, anche se non ho avuto mai l'opportunità di portare questa specifica serie, ma... Carissimi! Carissimi! Rapporto... questa è una città-stato! Emissari! Relazioni... La tua città ha buone relazioni con questa città-stato. Non ti dichiarerà mai guerra a meno che non lo faccia il suo sovrano. Ah, vabbè. E chi è il sovrano? Nessuno. E allora? Di che stavo a parlare allora? Niente, quindi va benissimo. Come non detto. Signori, scusate. Come se avessi accettato. Come cazzo non la chiudo qui? Rotto commerciale, ok. Bene, quindi loro non sono un problema. E allora andiamoci a prendere questi altri. Ho sbagliato bersaglio, chiedo venia. Pensavo che fossero un problema, invece non lo sono. Quindi andiamo a prenderci questi altri. Andiamo, andiamo, ho detto. Verso nord. Cosa desidera questo scout? Ecco, ci stanno per attaccare, fa piacere. Vabbè, intanto andiamo a eliminare questo scout. Giusto per far comprendere un po' che con noi non si scherza. Oh. Ci hanno attaccato, ma le hanno prese. Per il momento. Abbiamo recentemente acquisito nuove conoscenze nella pianificazione urbana. Creare distretti cittadini può essere molto più fruttuoso della semplice realizzazione di miglioramenti come fattorie o miniere. Ci voleva tempo, però. Voglio anche lasciare un'eredità duratura. Perché il bronzo resiste migliaia d'anni. Allora. Io partirei eliminando Lord Signori. L'abbiamo prese noi a sto giro, eh? Un po' sì. Allora, intanto eliminiamo sto scout perché... Non ci siamo riusciti proprio benissimo, a dire la verità. Usciamo fuori dalla città, bene. E dunque, lui va bene qua. Andiamogli a prendere il villaggio, allora signori. Dunque, io imparerei a questo punto la ceramica. Visto che è abbastanza breve come ricerca. E facciamo un accampamento, così da migliorare le nostre capacità offensive. Lo potremmo fare. Non è particolarmente consigliato da nessuna parte. Vabbè, facciamolo qua in pianura. Distretto accampamento. Ok. Un piccolo miglioramento.
Allora, dov'è l'unità che attende la mia... Qua ci stanno i depositi di rame. Qua ci sono loro. Vabbè, turno successivo. Ce la possiamo fare, quantomeno a non morire. Allora, il guerriero ce l'ha fatta. Questi sono abbastanza tosti, temo. Vabbè, intanto eliminiamo una volta per tutti sto scout. Addio. Benissimo. E... vittoria schiacciante. Stiamo per prenderle, temo. Sono... hanno provato ad attaccarci ed è stato altamente spiacevole. Dunque, vabbè, io a questo punto andrei verso dove stanno loro, però. Anche se, scusate, tanto se qua sono amici, perché no? Qua i nostri guerrieri comunque stanno per morire. Ormai è chiaro. Aia. Ah, ecco, l'unità è stata catturata dai barbari, fa piacere. Toccherebbe sbrigarsi, allora. Ma porca miseria. Dunque. Sti barbari si stanno leggermente accollando. Ma leggermente proprio. Dai, dai. Non abbiamo neanche modo di... Aia. Allora, difendete la città. Difendete la città. Ecco, ok. Poi... sconfitta minore, vabbè, però li indeboliamo. Ma io quando inizio a livellare un po' con i guerrieri? Non sta andando proprio benissimo, purtroppo. Ma ha fatto. C'è poco da fortificare, bisogna difendere. Difendiamo casa. Stallo, vabbè, qua non avrebbe nessun tipo di... Torniamo a casa. A difesa della città, a difesa delle mura. Penso che l'argilla debba sentirsi contenta tra le mani del vasaio. Sì, ma non è il momento proprio adattissimo per pensare a queste cose. Muratura! Allora, fortifichiamo. E qui eliminiamo vittoria. No, eliminiamo questi. Vabbè, andiamo qua. Ah, no, 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 no. Allora attacchiamo questo. Aia. Siamo sempre in vantaggio, però è brutta comunque. È brutta vera. Capisco che cosa... che piani abbiano questi sumeri, sinceramente, per il momento. Andiamo a finire questa cosa? Oh, finita l'invasione barbara, bene. Possiamo anche promuovere. Finalmente. Quindi. Oh, abbiamo imparato la mano d'opera. Siamo migliorati. Addestramento militare ha fatto un grande passo avanti, meno male. Dunque, allora, la promozione disponibile prevede testuggine per difendersi da attacchi a distanza. Così la riporta anche un po' più su. E la produzione, vabbè, a questo punto direi che i lancieri si sono... Addestramento nell'accampamento, progetto dedicato allo sviluppo di un dischetto che fornisce oro...
ogni 3 turni. E punti generali una volta completato. Beh, forse è il caso. Quel distretto sta andando bene. E diciamo che qua lui è amichevole. Meno male che è amichevole. Fortifica finché non guarita. E diciamo che qua le cose procedono lentamente, ma procedono. Maestà, stiamo cominciando a suscitare l'interesse dei grandi personaggi del mondo. Anche gli altri leader si disputano la loro attenzione, naturalmente. Più distretti specializzati costruiamo, più attireremo i grandi personaggi che vorranno condividere i loro talenti con la nostra civiltà. Ti consiglio di continuare a costruirli. Guarda indietro al passato, con l'ascesa e la caduta dei suoi mutevoli imperi, e potrai anche vedere il futuro. Marco Aurelio. Allora, cambiamo politiche. Dunque, non abbiamo... abbiamo sviluppato nuove carte. 50% di produzione per la costruzione di coloni. Il costo dell'acquisto delle caselle è ridotto del 20%. Ma io farei questa, visto che vorrei iniziare a espandermi un po'. La nostra capitale prospera, ma penso che sia venuto il momento di mettere radici altrove. Forse dovremmo addestrare un colono. Bene. Ma io direi che adesso scegliamo una artigianata, che mi sembra la cosa più urgente. Bene, io a questo punto mi fermerei. Insomma, come vedete, il gioco è molto ricco di cose da fare, molto ricco di cose da vedere, da pianificare, per cui mi sembra un buon momento per fermarci. So che io arrivo su Civilization 6 con un enorme ritardo, ma visto che a breve uscirà una nuova espansione, magari il tempismo non è stato poi così negativo. Detto ciò, però, ovviamente io vi lascio il sondaggio in alto a destra per farmi sapere se volete rivederlo sul canale oppure no. Vi lascio in descrizione, come vi dicevo, il link alla pagina di crono.gg, dove trovate il gioco in saldo del 65% per 24 ore. Quindi, come sempre, su crono.gg dovete sbrigarvi, perché altrimenti domani ci sarà un altro sconto, e il giorno dopo ancora un altro sconto. Insomma, lo sapete ormai, ve ne parlo spesso di CronoGG. Io ringrazio i ragazzi di CronoGG per avermi dato l'opportunità di portare Civilization 6. Ringrazio voi per avermi ascoltato anche oggi, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.